il gesto di riportare la natura vivente, gli alberi, le piante nelle città, in particolare integrarle negli edifici alti che siamo obbligati a costruire nelle città molto dense e popolate come Milano o Padova. Insomma, è la forestazione urbana che è la chiave per poter respirare meglio. La giornata sta andando molto bene, ci sono veramente tanti architetti, hanno fatto durante l'intervento numerose domande, all'attenzione anche qua allo stand è alta, per cui la soddisfazione è veramente molto buona. Spero che abbiano recepito il messaggio che vogliamo dare, cioè la sicurezza, la durabilità delle opere, che è un fenomeno sicuramente trascurato oggi e che speriamo che gradualmente invece si adottino le misure giuste per prevenire la corrosione, quindi la durabilità delle opere, quindi la sicurezza, nonché, cosa non trascurabile, anche un risparmio economico. Quello che vogliamo lasciare in questa giornata è il fatto che comunque, come i Guzzini, come tante altre aziende, noi vogliamo essere di supporto ai progettisti, perché appunto pensiamo che l'illuminazione sia fondamentale all'interno di abitazioni piuttosto che piazze, quindi sia luoghi di interni che luoghi di esterni. La rivoluzione abbiamo portato noi in questo settore, rendendo questi impianti inverter, hanno dimezzato questi utilizzi di acqua, facendo scendere il costo delle bollette non solo dalla parte dell'acqua ma anche della luce, rendendolo un prodotto sostenibile anche da un punto di vista economico oltre che di risparmio energetico. Quindi non solo costa meno ma rende molto di più rispetto al passato e consente di climatizzare senza dover neanche forare le pareti esterne come uno scambio ad aria. La fortuna nostra è proprio questa, avere una diversificazione di prodotti tale per cui ci permette di presentarci a questi eventi non solo con Spider Cappotto, che per noi è il fiore all'occhiello, ma anche con tutta quanta la gamma dei nostri prodotti.